Il cantiere di Viale Primovere sulla riviera sud di Pescara riaprirà regolarmente entro la fine del mese, per scelta politica e anche per rispettare i vincoli contrattuali. L'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia conferma dunque che si andrà avanti secondo il cronoprogramma del comune, senza ulteriori rinvii dopo la sospensione avuta nel periodo natalizio. L'obiettivo è quello di finire i lavori prima dell'inizio dell'estate in modo da rendere fruibile una delle più importanti arterie della città. Il presidente dei lavori della Commissione Mobilità, il leghista Armando Foschi, è preoccupato per il caos dovuto all'aumento di traffico e smog. La chiusura della galleria San Silvestro, i lavori su Pescara Porta Nuova, via Andrea Doria, via della Riviera stanno complicando molto la viabilità su tutta la zona sud. Ci sono delle file interminabili la sera nelle ore di punta che partono dal Tribunale, lungo via Tirino, via della Bonifica, via Nazionale Adriatica Sud e poi continua con Francavilla. Ma ci sono delle possibili alternative? Allora, ci sono state delle proposte, gli amici dell'opposizione hanno proposto di contattare Autostrade Italiane per vedere di concedere l'uso gratuito nella tratta Ortona-Francavilla-Pescara-Montesilvano. Io ho proposto di utilizzare la ferrovia, abbiamo tre fermate, la fermata del Pescara Tribunale, Pescara Porta Nuova, Pescara Centrale, per evitare di far entrare le macchine in città utilizzando un mezzo come il treno. Ma queste soluzioni sono praticabili oppure sono state già scartate? Secondo me sono praticabili, forse non se ne è mai parlato. Un'ultima cosa, rischia di diventare uno scontro politico questo anche all'interno della maggioranza, anche in vista delle elezioni di giugno? No, assolutamente no, lo escludo, io sono per la tranquillità e soprattutto per garantire la sicurezza ai cittadini che vivono nella zona sud di Pescara, che in questi giorni è intasata dal traffico con grande smog e PM10. Infine, un aiuto potrebbe arrivare con l'apertura di via Benedetto Croce. I lavori, opere stradali, illuminazione segnaletica, ma anche zona verde e fontana verranno completati entro la prima metà di marzo.